Elisabetta Canalis. Ecco cosa fa prima dell'atteso ritorno in televisione. La showgirl si è concessa alcuni giorni in Italia prima di tornare oltreoceano. Ecco cosa ha fatto. Elisabetta Canalis negli ultimi giorni è stata in Italia per finire le registrazioni del nuovo programma musicale Tilt, condotto da Enrico Papi, che andrà in onda nel 2024. Infatti, la showgirl farà parte del cast insieme a tanti altri VIP e colleghi. E prima di ripartire lo scorso weekend per Los Angeles, si è concessa dello shopping per il centro di Roma insieme a mamma Bruna e una delle sue zie, intenta a cercare delle scarpette per sua figlia Skyler e per aiutare la madre a scegliere una camicia da uomo. Elisabetta Canalis fa shopping insieme alla famiglia, ma ha anche la testa da un'altra parte. Elisabetta Canalis è stata paparazzata dall'ultimo numero in edicola oggi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, mentre è impegnata a fare shopping con la mamma e la zia, oppure mentre si concede un po' di pausa seduta sul gradino del negozio mentre controlla un po' Instagram e il suo cellulare. La showgirl, che è passata inosservata dietro un paio di occhiali, è stata anche testimonial nei giorni scorsi dei diversi brand per cui collabora da anni. E così la donna è ripartita per l'America, non vedendo l'ora di rivedersi in televisione all'inizio del prossimo anno nel game show musicale Tilt, condotto da Enrico Papi. Tilt, non solo Elisabetta Canalis nel cast. Ecco chi sarà concorrente VIP nel programma di Enrico Papi. Elisabetta Canalis, come annunciato qualche settimana fa dal portale TV Blog, è parte del cast di Tilt insieme a Beppe Vessicchio, al duo comico dello Zoo di 105 composto da Paolo Nois e Marco Mazzoli, con quest'ultimo che è uscito vincitore dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Manuela Arcuri, Rita Pavone e Gio Bastianich. La showgirl ha fatto sapere attraverso le sue storie di Instagram di essersi divertita molto nelle registrazioni del programma musicale condotto da Enrico Papi, soprattutto con Vessicchio e con lo Zoo di 105. Dunque la Canalis, dopo la conduzione di Kick Cram su DAZN, dove racconta le emozioni, l'allenamento e l'adrenalina che caratterizzano gli sport da combattimento, è pronta a rimettersi in gioco su Italia 1. Vedremo quando andrà in onda Tilt, così da poter rivedere Elisabetta su Mediaset e nella TV in chiaro.